Siamo qui in quel di Pordenone alla fiera Orte Giardino, un evento che si svolge ogni anno nel mese di marzo, e siamo presso lo stand dei Vivai Petrini, un vivaio storico fondato nel... ufficialmente nel 74, da quando ci siamo sposati io e mia moglie, però già da prima esisteva la realtà di mio padre praticamente, no? Che commerciava più che coltivava le piante, diciamo. È venuto, noi siamo di origine veneta, è venuto in quel di Ronchi e subito nel dopoguerra, anni 50, io ero piccolissimo e mi ricordo che veniva qui a vendere le piante, insomma veniva a Ronchi a vendere le piante, quindi parliamo degli anni 50. Allora, lei si chiama? Giuseppe. Giuseppe, e questo è l'erede del suo vivaio insieme a sua figlia. Lei invece è Marco? Marco, sì. Marco Petrini, e mia sorella Sara è invece è là in angolo e sta lavorando per noi, insomma. Che poi la chiamiamo. Esatto, lei. E stiamo continuando questo lavoro, insomma, che ormai si tramanda da tre generazioni, no? Tre generazioni, ma vi siete anche specializzati questi anni, perché lei... Beh, si è laureato anche. Esatto, sono praticamente un agronomo forestale, invece mia sorella è una ragioniera, e quindi siamo un po' divisi i compiti praticamente in azienda, no? E con Giuseppe, il fondatore, che praticamente segue tutta la parte commerciale, acquisti e vendite all'estero, e io seguo tutta la parte invece di canteristica nel realizzo delle opere a verde, e mia sorella che segue tutta la parte invece che riguarda tutta la contabilità e tutte le varie, diciamo, documentazioni. Allora, il figlio fa le progettazioni e segue i lavori. Il vivaio di quanti metri quadri consta e su che superficie si sviluppa? Intorno a 15-17 ettari di vivaio all'incirca, e 5-6 ettari sono esclusivamente piante in vaso, in vasetteria, mentre i rimanenti sono piante coltivate in piena terra. E che tipi di piante avete nella vostra tenuta? Diciamo che come produttori siamo produttori di alberature alto fusto, quindi piante per parchi, giardini e alberature stradali. E quindi la nostra coltivazione gran parte parte da degli astoni di varietà selezionate e messi in piena campagna per arrivare negli anni coltivati e venduti a misura standard di 4-5 metri di altezza, quindi pronta per l'effetto finale in viale cittadino oppure nel parco. Però abbiamo potuto vedere qui dal filmato che è all'interno del vostro stand che voi avete anche alberi da frutto. Sì, il verde esterno, il verde piante di interni, non piante esotiche, non, ma dai frutti ai cespugli da fiore, alle piante, come ha detto mio figlio, palmizi e tutto questo genere di piante che comunemente si pianta. Sappiamo che con la nuova generazione l'obiettivo è quello di uscire all'estero. So che voi siete presenti anche nei paesi confinanti alla nostra regione, è vero? Sì, certo. Sono già quasi 10 anni che abbiamo dei partner commerciali fissi sia con l'Austria, Slovenia, ma anche Croazia. E infatti il nostro obiettivo con questa fiera è di presentare un po' l'azienda per quanto riguarda anche il mercato interno verso il Veneto, e avendo avuto già contatti sia con architetti che con imprese su specifici prodotti, siamo convinti con la nostra presenza qua oggi a Orto Giardino di poter ancora espandere il nostro raggio di lavoro per soddisfare le nuove richieste che ci vengono fatte, insomma, no? Adesso chiediamo alla sorella un attimo gli orari per l'apertura al pubblico, no? Perché questo è importante, no? Allora, adesso conosciamo che la sorella è quindi l'altra forza lavoro all'interno dell'azienda Petrini. Adesso abbiamo presentato l'azienda. Che orari se qualcuno volesse venire a visitare l'azienda? Buongiorno innanzitutto, l'azienda è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 a mezzogiorno e dalle 2 alle 6, è in stagione, quindi primavera, autunno, periodo natalizio, sabato mattina dalle 8 a mezzogiorno. Questo per quanto riguarda visitare l'azienda e vedere che tipo di piante voi avete all'interno. Mentre se qualcuno volesse fare un progetto personale o qualcosa di molto più ambizioso, presumo su appuntamento, no? Ci contatta via telefono, via mail, ormai si fissa l'appuntamento e siamo disponibili anche, diciamo, chiaramente fuori orario, tanto che adesso anche per andare incontro in stagione al pubblico che lavora sempre durante la settimana abbiamo delle aperture extra domenicali che di volte a volte aggiorniamo sul sito, appunto per andare incontro a queste esigenze sempre più di mercato concorrenziale, ma anche per andare incontro al cliente che vuole farsi una bella domenica in vivaio e vedersi con calma tutte le proposte della stagione. Nel caso
qualcuno volesse sapere i costi per la realizzazione di un progetto per il proprio giardino, oltre che la messa in dimora delle piante, voi fornite questo tipo di servizio, no? Sì, certamente. Forniamo innanzitutto il pacchetto completo, progettazione e realizzo chiavi in mano, con le opere ben distinte, in modo che il cliente possa scegliere un domani se vuole fare solo il discorso, diciamo, dello studio, oppure il studio con la fornitura, oppure il studio fornitura e anche la messa in opera delle piante. Quindi il cliente può in ogni momento decidere come dividersi, diciamo, le spese. Quindi, se ho ben capito, progetto, fornitura delle piante insieme al progetto, oppure la messa in opera, esatto, totale del progetto. Esatto, proprio il pacchetto completo, oppure diviso nelle sue parti principali, ovviamente, no? Avete anche un sito internet dove invitare le persone a visionare la vostra azienda, perché all'interno poi di questo sito vi è anche un video, oltre che delle immagini di tutta la tenuta che voi avete. Sì, il sito è www.vivaipetrini.com. Grazie.